Buonasera amici cari pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery, dove ragazzi continuiamo a essere terzi qui e molto molto male. Qua non riusciremo ad arrivare mai a 80 perché non ne avrò assolutamente voglia. Mamma mamma mao, eccoci qua, siamo pronti. Cosa c'è qua in alto a destra? Ah vabbè sì, soldi, soldi, soldi che non spenderò. Siamo pronti ragazzi per iniziare il nuovo capitolo. Purtroppo questo capitolo è formato solo e soltanto da quattro parti. E attenzione, c'è la maledizione a cartoccia orecchie. Adesso, la maledizione a cartoccia orecchie la impareremo insieme a Bill o insieme all'insegnante di difesa delle arti oscure di quest'anno contro le arti oscure? Non lo so, lo sapremo alla fine. Soprattutto, ragazzi, abbiamo soltanto due incantesimi di ferri da maglia da preparare, ragazzi. E quindi ho preso l'abitudine di, se riesco, magari faccio delle piccole live dove prepariamo gli incantesimi insieme. E in quel caso cercherò magari di dare un po' di preavviso, magari di un paio d'ore, cose così. Perché di solito queste preparazioni le registro a caso mentre sono in giro, eccetera. Quindi, boh, vedremo un pochettino come va. Ma ragazzi, oggi dobbiamo parlare come cavolo si chiama? Con Gazza. Per sapere se ha visto nostro fratello, perché a quanto pare in questo capitolo potremmo forse ritrovare nostro fratello? Chi lo sa? Quel cattivone di nostro fratello maledetto l'abbiamo visto per 10 minuti, ma nemmeno l'altra volta, e poi è scappato subito. Io veramente non ho parole, quel fratellaccio. Mentre possiamo osservare nell'ufficio di Gazza tutte le catene che tiene. Per fare cose cattive agli studenti mentre c'è Mrs. Poor qua che mamma mamma mao. Gazza, io per te sono il signor Gazza, schifosa bestiaccia. Oh, mamma mia. Signor Gazza, vorrei sapere se ha visto mio fratello. Anche se l'avesse visto, non credo ce lo direbbe. Non risponderò a nulla finché non confesserai. Confessare? Ragazzi, confessare cosa? Ah, soprattutto l'altra sera ho fatto la live. Se non l'avete vista, se non c'eravate, potete andare a recuperarla nei miei video. La trovate sulla playlist live. C'era uno di voi che mi ha detto che mi dava 120 euro se bevevo un bicchiere di aceto o 100 euro se mangiavo 4 limoni. Se quel qualcuno mi sta ascoltando ora, me lo scriva qua sotto perché io lo faccio davvero, cioè li posso mangiare 4 limoni, non c'ho nessun problema. Però voglio i miei 100 euro, sappiatelo. Confessare? Cosa? Non fare finta di niente. So che ci sei tu dietro la caccabomba nella sala comune di Grifondoro. No, ragazzi, no, era Fred George Weasley. Che poi non capisco perché l'hanno buttata da Grifondoro in un'altra casa. Cioè, tipo, perché non da Serpeverde, per esempio? Quando qualcuno entra, la lanciano sotto la porta così almeno spuzza e si chiude da sola e top. No, da noi l'ha mandata, sono cretini. Cosa? Ha delle prove di ciò che dice? Ovviamente no. Non mi servono prove. Fai sempre scherzi e combini sempre guai. Sì, d'accordo, ma no. Mrs. Poor, cucciolo gattino. Visto? Anche Mrs. Poor sa che sei colpevole. Veramente, il tuo gatto soffia a chiunque, non sia te. Non ho tempo da perdere con queste cose. Devo trovare mio fratello. Ma tu ti rivolgi a lui, ti rivolgi, digli di sì che è stato te. Buonanotte, dai. Allora confessa. Prima lo farai, prima risponderò alla tua domanda. Se sono stato io, se mi dici che sei visto mio fratello, poi altrimenti dico di no. Immagino che se confesso chiederà a Silente di punirmi, giusto? Certo, sono sicuro che sarà deluso del fatto che non hai imparato niente durante il tuo anno in punizione. Un anno nuovo in punizione. In cambio di una notizia abbastanza inutile, perché comunque anche se l'ha visto, poi non è che sia ancora lì. Lo possiamo cercare noi da soli. Quindi, hai intenzione di confessare o dovrò costringerti a farlo? Ragazzi, io non sono una spia. Io proteggo i miei amici. Quindi è ovvio che io non incolperò mai Fred George. Però, se dovessi ricominciare questa avventura come Serpeverde, e ho promesso che quando finiremo il gioco lo farò,
Allora potrei incolpare Alfredo Giorgio, ma per ora, e va bene, lo ammetto, sono stato io. Ho lanciato io la cacabomba nella sala comune di Grifondoro, anche se in quel momento ero da un'altra parte, ne sono convinto. Lo sapevo, avevi proprio gli occhi del colpevole, ma veramente no, perché non ero colpevole e ragazzi potrei anche stare per morire perché da un occhio non ci vedo più e c'ho una ciglia nell'occhio. Ah, morte! Vi prego, ragazzi, un commento di incitamento perché non ce la faccio più. E un bel mi piace. Voglio un sacco di piace, una pioggia di mi piace. Se non per me, è per la ciglia che mi sta uccidendo in questo momento. Stanne certo, farò tutto quello che è in mio potere per assicurarmi che Silente ti punisca. Va bene. Ha detto che avrebbe risposto alla mia domanda se avessi confessato, quindi parli. E ora mi dirà: no, non l'ho visto. Ha visto mio fratello a Hogwarts? Prima, Fred e George hanno visto qualcuno che corrispondeva alla sua descrizione entrare nella foresta proibita, ma ho perso le sue tracce. Perché lui dovrebbe saperlo? Non ho visto tuo fratello, ma avrei voluto. Mi piacerebbe un sacco trascinarlo in catene fino al ministero. Perché? E che mi dice delle voci? Ha sentito dire che mio fratello è stato avvistato a Hogwarts? Ora che ci penso, è stato segnalato uno strano incidente poco fa. Dove? Non mi sorprenderei se ci fosse lo zampino di quel buono a nulla di tuo fratello. Che genere di incidente? Cos'è successo? Mi dica tutto quello che sa. E questo me lo dirà con una bella 3 ore di energia. Mlam 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 mlam. Non c'è niente a fare mlam 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 qua. C'è solo da soffrire. Vabbè, Mrs. Purr si sapeva già che faceva quello. Pare che Madame Pince abbia qualche informazione da darmi, ma dovevamo prima saperlo. Madame Pince odia chi infrange le regole. Mi piace questo aspetto di una strega. Sì, ok. Quindi mio fratello potrebbe essere andato in biblioteca? Sembra che anche Mrs. Purr abbia dei sospetti su di me, ma quel gatto lì ha sospetti su tutti. La persona scomparsa è scappata dalla biblioteca e non ho letto dove è andata. Mi farebbe il favore di smetterla di provare a farmi punire, signor Gazza? Soprattutto quando non c'entriamo niente. Mio fratello ha sicuramente i requisiti per essere una persona scomparsa. Sì. Lei fa di nuovo s-s-s. Madame Pince non ha detto chi fosse in biblioteca, ma sembrava importante. Pare che Madame Pince abbia qualche informazione. Sì, l'abbiamo già detto, ragazzi, questa quindi sarà. Sembra che anche Mrs. Pure abbia sospetti su di me. E questo dovrebbe essere quello che non abbiamo letto prima. Quindi mio fratello. No, scusate, questo di ora dovrebbe essere quello che non abbiamo letto prima. Mi farebbe. No, scusate, quello dopo ancora. Madame Pince ha segnalato una persona scomparsa è stata vista in biblioteca e vorrei di nuovo poter andare su Rocky, per favore. Grazie. Ok, ora ci dovrebbe essere. Mio fratello ha sicuramente i requisiti per essere una persona scomparsa. Ma ragazzi, non c'era una cosa che non abbiamo detto? No, ragazzi, c'era una cosa che non ero riuscito a leggere. Ma è possibile che non c'è più? Ma. Vabbè, ragazzi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché io non sono riuscito a rileggerlo. Maledetto me. Ma ragazzi, abbiamo le 5 stelline qua e siamo pronti per andare avanti. Wow. Prendiamo le 5 stelline, andiamo avanti con la nostra avventura e scopriamo cosa ha da dire Gazza. Quindi, Madame Pince ha segnalato che in biblioteca è stata avvistata una persona scomparsa? Potrebbe essere mio fratello, ma per quale motivo sarebbe dovuto andare in biblioteca? Per cercare un libro, probabilmente. Credo tu sappia benissimo la risposta a questa domanda. No? Cosa? Se c'è di mezzo tuo fratello, ti aspetti davvero che io creda che non sia coinvolto anche tu? Sì, perché non ne so niente, è scomparso. Purtroppo, signor Gazza, non ho più risposte di lei. Non ho più risposte di lei. Ma se è stata Madame Pince a segnalare l'accaduto, di sicuro sa qualcosa. Quindi bisogna andare a Madame Pince prima di lui. Sono libero? Devo andare subito a chiederle di mio fratello, quindi si tolga delle palle. Immagino di sì, per ora. Ma terrò d'occhio te e tuo fratello. Stanne certo, scoprirò cosa state tramando. Sembra che ci sia mio fratello, ovviamente. Mamma, abbiamo parlato con Gazza e ovviamente c'è da aspettare 3 ore per il prossimo pezzo di capitolo. Ovviamente, cavolini di Bruxelles. Ma non vi preoccupate, in questo momento abbiamo finito anche qua e
ci perdiamo giusto un minutino per fare una cosetta, perché qua, non qua, no, nemmeno lì, proprio, assolutamente nemmeno lì, perché sono un pirletto, ma lo andremo a fare qua, perché ragazzi, io vi devo far vedere una cosa, una grande novità. Intanto andiamo a mangiare con un amico, però prima di mangiare con il solito nostro amico Andre, che io ormai non lo sopporto più perché devo portarlo a livello 10 per la quest, vi vorrei far vedere che se andiamo in fondo qua, non succede assolutamente niente. A meno che non possiamo, fra un pochettino, fare l'amicizia con Fred. Che per passare dal livello 1 al livello 2 ci vuole 1920. Ragazzi, 1920. E questo qui potete farlo sia qui che nel cortile, ma non a Hogsmeade, perché lui è al primo anno, ovviamente, e non può ancora andare a Hogsmeade, ovviamente. Ah, che tristezza. Che tristezza, ragazzi, 1920. Ma stiamo scherzando? Ma scherziamo davvero? Ma mi sembra un po' esagerato come cosa. Mamma mau. Chi è il presidente dei Peto? Non ne ho la più pallida idea, proprio zero, infatti. Proprio I'm Losue. Che tra l'altro, quando ero in live, voi mi avete suggerito le risposte a volte sbagliate, ma l'ho detto voi, ma altre volte giustissime. Quindi, ragazzi, complimenti a voi. Chi è considerato mago? Vabbè, questo è facile, Albus Silente, perché Andrea Locke non lo sceglierei proprio mai nella vita. Proprio mai. Proprio zero. Zero carbonella. Ora non posso sbagliare. Non posso più sbagliare. Che descrivere. Ah, ok, questo lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. L'ultimo, 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 ragazzi, eccoci qua e siamo pronti a finire qua. Ragazzi, tutto il resto lo farò off camera, non mi metto a fare altre di queste qua così perché mi sembrano abbastanza inutili. Andiamo a fare tutte queste cose qua, a beccarci altri punti, siamo a 700. E per arrivare a livello 8, poi c'è il livello 9, il livello 10, non ne posso più, proprio no. Direi che questa missione secondaria con Andre la faremo tipo nel 2013, davvero. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata di Ripoto con Smith, mi raccomando lasciami un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo fantastico video e di cosa avete risposto, se avete tradito Fred e George oppure se li avete salvati. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, nel mentre vi ricordo che se vi abbonate al mio canale YouTube trovate questi video e molto altro in anteprima rispetto agli altri. Che altro dire? Per oggi è tutto, fatto il... Mi sgatto! Lasciami piace, metti un commento! Mamma!